Prima di pensare ad azioni esteriori, spesso dettate solo da momentanei entusiasmi, senza radici profonde, si dovrebbe pensare alla formazione di sé, all'azione su se stessi, contro tutto ciò che è informe, sfuggente o borghese. Questa frase è stata scritta e pronunciata da un filosofo contemporaneo italiano e romano che ha ispirato spesso e volentieri le gesta, la vita, l'azione politica del presidente Giulio Maceratini. Una persona semplice, nonostante abbia contribuito alla scrittura di pagine importanti della Repubblica Italiana e sia stato per la destra italiana un solenne punto di riferimento, persona che mai ha avuto a che fare con la retorica, sobria, elegante, gentile. Non alzava mai la voce. Eppur parlando sommessamente, era sempre ascoltato da tutti. È sempre stato dalla stessa parte. Abbiamo sentito nella ricostruzione della sua storia politica, la sua prima elezione nel Parlamento italiano, aveva già avuto delle esperienze amministrative precedenti. Nel 1983 eletto nelle file del Movimento Sociale Italiano, poi ha seguito la trasformazione della destra italiana nell'episodio di Fiuggi, la nascita di una destra moderna, europea. Era un seguace, possiamo definirlo così, di un raffinato pensatore che ha comunque lasciato un segno importante anche lui nella storia politica italiana, Pino Rauti, che comunque non aderì a quella trasformazione e fece una strada diversa da Fiuggi in poi. Ma il presidente Giulio Maceratini aveva le idee chiarissime e in perfetta sintonia con il suo carattere, le sue convinzioni, le sue attitudini, decise di essere non solo uno dei partecipanti a quella trasformazione, ma direi un alfiere insieme a un altro maestro di quel periodo, Pinuccio Tatarella, compianto anche lui. Guidarono quel processo teso a, diciamo, scongelare la destra italiana e metterla a disposizione non della ideologia di riferimento cui apparteneva, ma a disposizione dell'Italia. La destra finalmente accessibile, la destra commestibile, la destra utile nella sua capacità di trasferire i valori più profondi in cui credeva nell'attività politica quotidiana. Di lui vorrei dire qualcosa usando le sue stesse parole. Era un principe del Foro di Roma, già consigliere nell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'appunto, patrocinante in Cassazione, giurista fine, che quindi proprio per la sua natura e per la sua esperienza professionale si è occupato molto di giustizia. Nel 1984, nel 1987, tracce dei suoi interventi ci raccontano anche della grande capacità di stare al passo coi tempi. Sentite cosa ci diceva Giulio Maceratini da quest'aula il 24 gennaio del 1984. In realtà, chi appena conosce un poco l'apparato giudiziario sa che esso soffre di una serie di mali che si chiamano organici inadeguati, mancanza di personale ausiliario, ma si chiamano anche, se vogliamo passare a un livello politico più contiguo a questa Camera, sfascio della magistratura, politicizzazione della magistratura, guerre interne alla magistratura, assenza di una gerarchia tra i magistrati, per cui se un certo magistrato fa dormire un processo, nessuno può richiamarlo all'ordine. Il magistrato deve restare autonomo nell'esercizio delle sue funzioni, ma certamente non deve restare autonomo nella pigrizia con la quale lascia per mesi un detenuto in attesa di giudizio senza interrogarlo, come si verifica tutti i giorni e come è già stato denunciato. E poi nell'87 la Costituzione, non lo si dimentichi, afferma che nessuno può essere punito in base a una norma che sia entrata in vigore successivamente al fatto commesso. E se la carcerazione preventiva non è punizione, ditemi voi che cos'è. Tant'è vero che se ne tiene conto ai fini dell'espiato. Purtroppo, lo affermo con amara ironia, la carcerazione preventiva è diventata ormai un mezzo istruttorio. Le caratteristiche che infine voglio consegnare a quest'Aula di
di Giulio Maceratini sono quelle di carattere umano. Ho detto che è sempre stato dalla stessa parte. Questo potrebbe quasi tratteggiare la personalità di un uomo chiuso in se stesso, ed era invece tutto il contrario. Usava il passepartout della sua umanità, della sua eleganza, della sua gentilezza, della sua capacità persuasiva per dialogare con tutti e talvolta anche per riuscire a costruire da una posizione difficile come quella a cui apparteneva delle sintesi e quindi dei progetti concreti. Collega. Concludo. Era appartenente a una destra orgogliosa dunque e fiera di se stessa ma mai chiusa dentro di sé. La generosità infine è l'ultimo aspetto che devo e voglio sottolineare, che possa essere un insegnamento per tutti i colleghi a qualunque partito appartengano. Sempre disponibile con tutti, ma soprattutto disponibile nei confronti degli ultimi. Grazie. Grazie a lei. Per ciò che ci hai potuto consegnare, per ciò che hai fatto per la destra italiana, per ciò che hai fatto per la Repubblica italiana. Grazie collega. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione.